è la messa in scena, il mettersi in gioco che diventa fascinoso, ribaltare le cose, vederle in modo diverso. Lo spettacolo si muove, è itinerante per la città. È un vero e proprio viaggio questo spettacolo, più di altri. Un'occasione unica per tutti i materani e quindi anche per me che sono materana doc. Il desiderio di poter fare questa esperienza, di cantare, perché mi piace molto cantare. Per me il teatro rappresenta la possibilità di condividere anche con altre persone piccoli quadri di bellezza. Il teatro, il mettersi in gioco, aiuta un po' a ricapire la vita. Mi ha incuriosito abitare l'opera. Non potevo non partecipare. Per me, che sono nato e cresciuto in queste vie e in queste vie ho giocato, ritornare a, in qualche modo a ripercorrere gli stessi habitat in maniera più evoluta, diciamo da cittadino consapevole, era un motivo di grande soddisfazione. Questo non è uno spettacolo in cui c'è una sorta di quarta parete, insomma i cittadini sono sia gli spettatori che le persone che sono in scena con noi. E poi abbiamo deciso di intraprendere questo mese di prove qui a Matera per costruire questo prologo dei sette peccati capitalisti. Innanzitutto partecipare a degli eventi così corali fa sempre bene alle comunità. A mio parere penetrare in una città e conoscerla negli aspetti anche più ombrosi, meno conosciuti, ci si ritrova a sentirla più nostra. Quello che secondo me caratterizza di più questo progetto è proprio il legame che ha con la città in cui si sta svolgendo. Essendo una persona che lavora sostanzialmente fuori, come prima cosa è stato per me importante relazionarmi lavorativamente parlando con la mia terra, la mia abitare l'opera, riconciliazione. Si cresce sempre tanto in questi progetti un po' più particolari, proprio il fatto di lavorare insieme a dei non professionisti, insieme ai cittadini e anche sentire l'entusiasmo un po' più ingenuo di chi non fa questo mestiere, di conoscere, di scoprire sempre qualcosa di nuovo, come ad esempio portare una marionetta di 4,20 metri. Non so come fanno, però riescono a trasformarci, ci hanno fatto diventare tutti cantanti. Io non credevo neanche di avere una voce così potente e invece grazie al maestro di canto sono riuscita finalmente a tirarla fuori nel suo pieno potenziale. Sento che la mia voce sta cambiando, sono più allenata a cantare, prendo meglio l'intonazione. Scordarti tutte le frasi in dialetto e farlo bene è stato duro. Per cantare bene, la cosa migliore è sorridere. E questa è una cosa che mi ha colpito molto. La forza di abitare l'opera è senza dubbio la sua forte spinta corale, proprio per la presenza di cittadini che contribuiscono alla messa in scena di tutta l'opera e di tutto lo spettacolo. Nel coro c'è stata una sinergia perfetta e abbiamo sentito i brividi, l'emozione che ci ha percorso tutti. E c'è stato un vero scambio con la città e con gli abitanti. E questo mi fa anche ben sperare per il futuro, perché insomma a Matera c'è gente che vuole fare teatro, che vuole mettersi in gioco e che ci riesce alla grande. I cittadini si sono fidati totalmente di noi e anche noi ci siamo fidati totalmente di loro, quindi c'è stato questo connubio tra noi e loro. Si è creata una bella armonia. Noi insieme a loro e loro con noi, quindi siamo diventati una cosa unica adesso. Di fatto mettere insieme tutte queste persone è ciò che la cultura, la vera cultura dovrebbe fare. Sarà un'opera che lascerà sicuramente un segno. E rivedere soprattutto da parte di materani, altri materani, farsi coinvolgere in questa situazione qui sicuramente
lacera moltissimo. La mia abitare l'opera è... Non riesco a definirlo, però è bellissimo. Un impegno da cittadino. Appagante. Un piccolo sogno che si realizza. Fatica. Meravigliosa, davvero. Felicità. Arte condivisa. Comunità.